Ciao a tutti, ci troviamo come vedete sul sito creativamenteplotter.it perché vi voglio far vedere questo materiale ed è quello che oggi andrò a usare per fare dei chiudipacco. Questo è quello che fa, chiudiamo, e qui vi fa vedere una descrizione. Qui il costo, come vedete, è ribassato. Qui vi dà i colori che abbiamo dentro la confezione, la misura, fogli, lo strato adesivo, cioè quello che ha dietro per attaccare, e come dobbiamo, cioè con quale stampante dobbiamo usare, ed è a getto di inchiostro. Nella confezione sono contenuti 4 bianco stampabili, 2 argento stampabili, 2 oro, un gratta vinci argento, un gratta vinci oro, un gratta vinci bianco e una card con 10 disegni esclusivi che poi andrò a mettere. Anzi, dopo vi farò vedere come mettere i nostri disegni. Ed è utilizzabile con la silhouette cameo, potrete, e la curio. Vi ho fatto vedere questo perché siccome si avvicina scusate, il Natale, io ho deciso di fare dei chiudipacco col mio logo e lo voglio fare appunto con il foglio oro. Ora andiamo a vedere nella nostra Il nostro silhouette. Io ho cancello questo. Cancelliamo. Io ho già impostato la pagina, però ora ve la rifaccio vedere perché è come ho disposto io. Apriamo nuovo. Allora, prima di tutto vi faccio vedere come mettere la nostra card. Allora, io ora vado in negozio. Io sono già collegata, vedete, e mi metto. Voglio mettere il codice della mia card con i disegni, quindi cosa devo fare? Vado su My Account, vado su, se vedete, qui c'è scritto che devo mettere una card. Quindi clicco, qui mi fa mettere il codice della card, quindi io adesso la vado a copiare. Scusate, devo mettere tutto in maiuscolo come vedete nella card. Fatto questo, faccio Apply Card e mi dice che è andato tutto ok e avrò i miei disegni nella libreria. Quindi andiamo a vedere. Se clicchiamo qui, vediamo i disegni che ci ha messo. Sono questi. Vedete che sono tutti free. Ora, se andiamo nella nostra libreria, andiamo in download recenti.
Vedete che uno è questo, poi se andiamo a scorrere li troviamo tutti. Vedete, c'è i cuori, poi ci sono le faccine, vedete? Andiamo nella libreria, vedete? Quindi se li ha messi tutti nella libreria, nei download recenti li trovate. Bene, fatto questo, come ho detto, se andiamo a fare il nostro, a settare il nostro login, quindi io prendo, vado in file, apri, e qui mi dovrebbe aprire, anzi, facciamo così, vado, apro, prendo il mio sticker, questo qua, e fatto questo, ora andiamo, vedete che, scusate, devo, diciamo, separa, ora l'ho separato, perché poi ci serve per il taglio, quindi. Ok, fatto questo, mi raccomando, dobbiamo settare la pagina. Come abbiamo detto, la nostra pagina è 21,5 x 28 cm. Andiamo su pagina e 21, quindi noi abbiamo la misura in millimetri, quindi dobbiamo mettere 215,50 e qui 280, ed ecco qua la nostra pagina, così non ci sbagliamo a mettere i nostri disegni. Poi dobbiamo mettere anche i nostri crocini e dobbiamo fare di tipo 1. Io ora apro anche opzioni avanzate e metto, vedete, tutto a 10 le opzioni. Spessore lascio così perché è lo spessore della nostra, di questi disegni qua, che ci mettono per fare vedere, per farle, per leggere bene i nostri crocini. Più è alto, più viene marcato e più siamo sicuri che la nostra stampante ce li legge. Però questo io lo voglio mettere, vedete, a 6, in modo da avere, potete metterlo anche a 0, a 5, non dice niente, e abbiamo più spazio da mettere i nostri disegni. Quindi regoliamoci. Io potrei selezionare e andare in questa opzione qua e fare riempi pagina, però fatto questo devo tener conto anche dello spazio che abbiamo per i crocini, cioè se l'immagine sborda, poi rischiamo che non venga tagliato bene. In questo caso, vedete, se io metto qua e metto qua, il disegno viene dentro perfettamente. Quindi io credo di lasciare anche in questa maniera. Bene, ora detto questo, vado a stampare e poi ci troviamo nella... dobbiamo andare a invia e dobbiamo vedere che tutti questi cerchi, vedete, se selezioniamo, deve essere non ritagliare. Se invece dovesse essere in questa maniera qua, non va bene, quindi selezionate magari uno per uno i cerchi tenendo premuto Alt e Shift e li selezionate tutti e poi fate non tagliare, perché deve tagliare solo il fiore,
Vedete, questo mi si è spostato un attimo. Ok, detto questo, andiamo a stampare. Quindi io andrò in stampa e ci vediamo nell'altra postazione, che vi faccio vedere come vengono tagliati i nostri stickers. Ora io non stampo perché l'ho già stampato. Ora, mi raccomando, dobbiamo settare anche il materiale. Intanto che mi stampa, vi faccio vedere. Allora, abbiamo detto che questi sono gli sticker. Andiamo nel nostro menu del materiale e ci troviamo andiamo a trovarci e mettiamo foglio adesivo, questo, perché io ho messo lama automatica. E detto questo, ci vediamo nell'altra postazione e vi faccio vedere come taglia. Eccoci qua. Ok, io ho stampato, vedete, ora inserisco nella macchina. Ecco che sta tagliando, cioè sincronizza la lama. Ed ecco qua, vi faccio vedere uno che l'ho tagliato, cioè l'ho aperto, vedete, ed è tagliato perfetto. Scusate, qui l'ho tirato un po', ma perché si era attaccato un pezzettino, vedete. Ora lo riattacco perché non voglio staccarli, perché questi mi servono per il mercatino. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Con questo è tutto. Io vi saluto al prossimo video. Mi raccomando, commentate e mettete mi piace. Ciao.